Ciao a tutti i nostri amici di Showgarden TV, vediamo insieme come realizzare il nostro albero di Natale. Vediamo la seconda tipologia di montaggio, quella ad ombrello. Per prima cosa prendiamo la nostra base. Andiamo ad aprirla e intanto inseriamo le tre viti. La particolarità di questa tipologia di montaggio è costituita dal fatto che i rami non sono staccati, ma sono già inseriti all'interno dei vari pezzi di albero. I nostri pezzi di albero chiaramente varieranno in base all'altezza. Più sarà alto, più avremo più pezzi, chiaramente per facilitarci il montaggio. Per riconoscere la prima parte è molto semplice, perché è sempre quella che ha la forma a punta ed è quella che deve essere inserita sulla mia base. Inserisco la mia parte di albero e inizio ad avvitare. Questo mi permette di dare stabilità all'albero. Come vedete, i miei rami sono già inseriti. Io non devo fare altro che aprirli e mettermi qua singolarmente ad aprire i singoli rami, ramo per ramo, pezzettino per pezzettino, cercando sempre di distribuire i rametti in maniera uniforme. E l'albero che abbiamo preso come punto di riferimento chiaramente è un albero piccolo, perché è alto 1,20 m, quindi dopo aver inserito il primo pezzo ci sarà quello della punta. Anche qui la punta non ci sbaglieremo mai ad inserirla, perché a parte quella che ha sempre i rami più corti, è sempre ben compatta e ha l'introduzione o quadrata o tonda. Vado a inserirla e vado, come abbiamo fatto prima, a tirare giù i miei rami e iniziare ad aprirli singolarmente, cercando sempre di distribuirli in maniera omogenea. Questo procedimento va fatto per l'intero albero ed ecco qua il nostro albero ad ombrello montato.